No, ma mi hai offerto di suonare il tutto. Assolutamente sì, io sono pronto, come sempre. Con grande gioia. E non ho salutato più il dottore Squillante, che mi ha dato la gioia della sua presenza anche oggi. E che ci ha colorati, perché è la verità, con la sua presenza. Sì, noi parliamo di chirurghi, di neurochirurghi, di coperti. Sì, sì. Anche docente, pertanto è un altro valore aggiunto. Io ho avuto il dono della sua, gli è stato dato, grazie a Dio. Per un qui proprio che è sotto l'altra volta, giusto perché al dottore era stato detto che l'evento di Goffredo in realtà era stato spostato, non lo era così, che l'altra volta avevamo un giornalista che è venuto, cioè Davide Giacone, e l'evento era questo, sbagliando la cosa. Ma lui si è trovato e quindi abbiamo fatto conoscenza. E c'è un'ulteriore testimonianza, ti dico, cioè, no, è tanto dato, hai ragione, non ci riposiamo neanche. I tenenti colonnelli dove sono? Così poi ovviamente Luciana sta facendo le riprese, quindi la foto è relativa. Se vengono un attimo, anche a nome dell'associazione Zeno, ti ho promesso al generale. Prego, perché c'è la ripresa di io. Giusto per fare un saluto anche a nome del generale Cucciere, che mi ha pregato di fare tutto questo, visto che rappresenta l'associazione di Ipsa. Ringrazio il preside per aver organizzato questo altro bellissimo evento. Purtroppo sono arrivato in ritardo perché è un altro impegno concomitante in ufficio. Io lavoro presso la scuola specialisti di Caserta, quindi una volta ho invitato il preside pure con gli studenti, sicuramente lo faremo l'anno prossimo. Lì abbiamo una scuola dove prepariamo i mantentori aeronautici, quindi siamo l'unica scuola in Europa ad essere anche certificati a livello europeo. Sicuramente l'anno prossimo organizzeremo gli studenti. Di nuovo ringrazio Antonio, ormai siamo diventati quasi due amici. Sicuramente con lui mi rivedrò anche dopo l'anno prossimo, collaboreremo con la nostra associazione aeronautica, che abbiamo la sede a Salerno, intitolata un capitano pilota con una medaglia d'oro alla mobilità, a Vibare Stessi, in solidarietà, non so se avevi mai sentito di questo capitano. Quindi di nuovo grazie a tutti quanti, grazie a quei giovani che partecipate sempre molto presenti, l'anno scorso presso il comune di Salerno, quell'evento bellissimo della celebrazione del centenario. Quest'anno lo faremo di nuovo, a settembre vi inviteremo di nuovo perché faremo un convegno sulla medicina aeronautica e aerospaziale. Qui ci sarà di nuovo la banda dell'aeronautica militare presso il teatro di Salerno. Perfetto. Allora, grazie ancora, grazie a tutti. Ringrazio anche il comandante Lorenzo Fritto che mi ha concesso la soncisto, ma sono due anni che è, ovviamente ci porta l'esperienza dell'ente nazionale della protezione civile, cioè l'ENAC, ed è anche grazie a lui se l'indirizzo dell'aeronautica che ha potuto avere i primi docenti che avevano difficoltà all'inizio. È un indirizzo che è nato, io ne parlo sempre perché comunque è l'ultimo nato alla fine. E l'ultimo nato si sa che i papà ci tengono forse un po' di più, ma non perché i primi o i secondi non siano altrettanto preziosi, ma perché ovviamente è stata più sofferta anche il consolidamento, diciamo, dell'indirizzo. Ce l'abbiamo fatta, quindi anche questa è una piccola misura, in piccola parte, forse anche un po' merito di chi parla, e i fermi e il dorso avranno anche un indirizzo che ormai è consolidato, insomma sarà bello mantenere questo sodalizio con le associazioni dell'aeronautica, Sarno e Salerno. Io ho anche avuto il dono dell'amicizia del generale Cucinelli, il generale Cucinelli, con il quale ci sentiamo ormai la metodica classica, cioè sono i vocali, ci scambiamo, facciamo, perché poi è comodo il vocale, no? Tu ti ascolti un attimo, ci pensi e poi rispondi. Ed è bellissimo, perché prima questo fatto di avere subito, come dire, la frontalità è meglio, nel senso che, però il vocale diventa l'oro della voce, quindi si può utilizzare. Perché è una bella voce. Vabbè, però insomma, quindi grazie anche al comandante, grazie ai miei docenti che in parte sono rimasti fuori, grazie ad Alfonso Squillante che è stata una nostra, ed è una nostra realtà storica del chimico, dell'indirizzo chimico, uno di quei tecnici che insomma di vecchia scuola, che è 30 anni, che insomma è un po' la storia dell'istituto, sicuramente sì. Tutti quelli che hanno consentito oggi di avere un momento d'armonia interiore per fare tutto questo.
perché abbiamo addirittura fatto i sondaggi sul tema, abbiamo tentato di fare un po' come fanno gli stessi, no? Diciamo che oggi quando bisogna fare la sfilata all'aperto, vedete il tempo com'è. Io ho chiesto alle anime che ho in paradiso, fatemi avere una giornata fresca, non piovosa, così tutti possono arrivare senza soffrire di tanto. Quindi, Goffredo Mengano, che sei. Belli, grazie a tutti, grazie a Luciano Squitieri, che è un nostro ex studente del Fermi, ormai è un foto, posso dire, foto reporter apprezzato a livello nazionale, ogni tanto si è andato a spesa. Deve essere fatto anche un progetto con noi su Calcio Badile, siamo fieri, no? Quindi lo diciamo. E Luciano ormai è una realtà, perché ogni tanto, vedete, fa pure con le star hollywoodiane, l'improvviso esce con Brad Pitt, dice vabbè, ok, anche parliamo delle bellissime star donne, ma voglio dire, è bella questa cosa che da Fermi sono venute fuori anche queste eccellenze. Noi abbiamo artisti acclarati e acclamati in tutto il pianeta, violinisti di rango eccesso, tipo il grandissimo Fabrizio Colastra, che è stato uno studente del Fermi, non lo dimentichiamo, ma non squillante, che è una realtà del pop, del cantautorato popolare, e che è un compositore ormai apprezzato, ha vinto premi famosi, tipo il premio di André, giusto per dire uno. E poi vabbè, gli artisti che ci seguono da tanto tempo e che hanno fatto grande anche il culto della bellezza in questa scuola. Io ho voluto questo perché non ci deve essere questa forma. Io la amo definire, Vincenzo, gerarchizzazione dell'istruzione, non ha senso, e della formazione. Sì. Ognuno nel proprio indirizzo, liceale, tecnico, professionale, fa quello che deve fare con la dignità e con l'identità che ha di dato informativo per dare un futuro alle generazioni delle studentesse e studenti che si atterreranno negli anni. Grazie. Grazie.